Serena Inardo al GF Vit 4 da pago. Un confronto attesissimo, sappiamo tutti ormai che tra Giovanni Conversano e Serena Inardo non scorre buon sangue, e chi li segua da sempre sa altrettanto bene che la loro storia è finita male e che i due non si sono mai chiariti. Anzi, sono volate accuse da entrambi i fronti, soprattutto da parte delle due Inardo che, come ha sottolineato Conversano nel corso di questi mesi a partire dalla messa in onda di Temptation Island B, avrebbero infangato la sua persona con dichiarazioni false e pretestuose. Insomma, un caos difficile da gestire che ha spinto anche le Inardo a ricorrere alle vie legali dopo quanto accaduto nel reality estivo. Ora si continua con la parentesi Gefina. GF Vit 4, Conversano commenta Serena Inardo. Ho capito tutto. Stop. Sì, perché Giovanni non è stato esplicito, ma pare che l'ultima storia pubblicata su Instagram qualche ore fa sia riferita proprio a Serena. Le parole sono poche ma l'intento di criticarla sembra chiaro. Ho capito tutto. Stop. Non sarebbe la prima volta che Giovanni interviene contro la sua ex dopo l'inizio del GF Vip 4, visto che ha parlato di Serena e Pago anche durante la prima puntata e si è anche proposto a Pomeriggio 5 per entrare nella casa e scambiare qualche parola con il cantante sardo? Insomma, la storia che vi abbiamo segnalato non fa riferimento esplicito a Serena, ma non lo escludiamo affatto, anche perché è stata pubblicata proprio durante la puntata del confronto tra i due. Serena e Pago, quale futuro per la coppia durante e dopo il Grande Fratello Vip 4? Se Serena tornerà al Grande Fratello Vip 4 non lo sappiamo, visto che Alfonso Signorini potrebbe decidere di non sfruttare eccessivamente questa storia. È certo però che questa coppia attiri l'attenzione, soprattutto se pensate al fatto che Pago sembra essere insicuro sul da farsi. Proprio un eventuale ritorno di Serena al GF Vip potrebbe far scatenare nuovamente Conversano, che non ha proprio dimenticato i trascorsi con l'ex. Cosa avrà voluto dire con "ho capito tutto"? Stop. Le ipotesi sono tante ma le storie finiscono proprio con questa. Se ne sapremo di più saremo qui ad aggiornarvi.